Paolo Mattioni. Io mi chiamo Paolo Mattioni. Mi sono prestato nella passata tempo di fungere, diciamo, nel ruolo del coordinatore regionale dell'Umbria. Ho un passato. Allora, comunque, al di là di tutto, io volevo dire questo: sono venuto a questo incontro, come credo tanti altri. Io non ho 28 anni, nemmeno 35, quindi sono di quelli di molti illustri che però da quegli anni sto sostenendo sostanzialmente un'idea che è sempre la stessa. E il fatto che questa idea non abbia trovato ancora oggi una sua connotazione organizzata e strutturata evidentemente rappresenta già il limite della nostra situazione nazionale. Quindi io credo che si tratti innanzitutto di, vorrei essere, diciamo, molto concreto, cioè primo volevo capire se Aldi individuali può essere un veicolo che aiuti un processo di formazione di un'entità politica che abbia la capacità e la forza di rappresentarsi a partire dal più veloce possibile. La questione della riforma elettorale unita alla riforma costituzionale è una questione sulla quale bisognerà che, soffrendo più o meno, volenti o nolenti, dovremo affrontare. Quindi va. Io sono del punto di, però qui stamattina non dobbiamo fare un ragionamento su cosa noi intendiamo, però credo che questo debba essere un punto che l'ALDE, membro individuale, si dovrà far carico di organizzare e di almeno fare col metodo della discussione almeno due favore e due contro, almeno cercare di capire quantomeno cosa sta accadendo. Perché io sono dell'avviso che sia una questione che riguarda i nostri diritti fondamentali per il futuro. Quindi non ci possiamo tirare fuori. Il discorso poi di un tentativo di andare al di là delle sigle, che sono tante, è una famiglia quella liberale variegata, si tratta di capire se abbiamo la forza di andare al di là di queste sigle e quindi di avviare un ragionamento di servizio che porti a una conclusione nei tempi più rapidi possibili, perché la politica non aspetta i dibattiti, la politica richiede che ci sia assunzioni di responsabilità, che si entri nel campo al momento in cui questo campo e la società lo richiede. Se non siamo in grado di fare questo, avremo secondo me altri lustri davanti per fare tante discussioni, ma non faremo politica. Questo per me, io vengo richiedendo e verificando insieme a voi se ci sono anche altri, se siamo d'accordo, che esista un lavoro da fare sul piano organizzativo, strutturato, diciamo, di raggiungimento degli obiettivi. ALDE, voglio capire, io sono iscritto ai membri individuali, quindi deve a mio parere anche avviare una fase di organizzazione a livello nazionale, in modo che questa organizzazione non sia semplicemente localistica, che ci sia una linea, un pensiero che cominci a fluttuare in un modo strutturato anche a livello nazionale. L'ultima cosa che volevo dire è che a mio parere dipende anche dai punti che noi vogliamo affrontare e che sono alcuni. Un punto che adesso accenno soltanto, di cui però mi vorrei far carico perché ne parlai anche con Giulino prima volta che ci siamo visti. In Italia noi abbiamo l'abitudine di recepire le norme comunitarie introducendo delle mine dentro le leggi. Questo è un argomento a mio parere abbastanza, diciamo, non dibattuto. Io sono architetto urbanista, quindi mi occupo di legislazione territoriale e ambientale e abbiamo la disgrazia, il piacere di avere una discarica enorme, quindi siamo nel mondo di Roma capitale, perché questa è l'Umbria sostanzialmente. Allora, sia ad esempio sono in grado di vorrei organizzare un'iniziativa che riguardi sia la legislazione sul tema dei rifiuti sia la legislazione sul tema della pianificazione territoriale, andando ad analizzare le modalità di recepimento delle disposizioni comunitarie che hanno avuto un'enorme importanza per tutta questa legislazione e sul tema specificamente del paesaggio, nei quali temi la legislazione di recepimento
vede introdurre appunto delle mine, degli strumenti per fare saltare tutto il sistema. Questa è una questione centrale perché richiama al discorso della responsabilità, quindi anche Renzi quando va a discutere diciamo in Europa bisognerebbe che si rendesse conto qua delle nostre responsabilità individuali che sono la questione centrale per costruire un continente politico. Grazie, mi sembra che hai trovato l'argomento per il primo evento che possiamo fare in Umbria magari, ecco, se lo organizzi ci fai un gran favore anche alla comunità.